Signori, bentornati cari nel canale dello Zio Marut con un nuovo appuntamento, ragazzi, quello con Gwent. Questo venerdì ci sarà un mazzo strepitoso, una delle mie leggendarie preferite, se non la preferita di tutta l'espansione. E ci ho voluto buildare un mazzo sopra, un mazzo che la risaltasse, un mazzo che la esaltasse. E sto parlando dell'Arnagad Combo, signori. Arnagad Combo. Arnagad è la nuova leggendaria di Skellige, molto particolare, che sfrutta la nuova keyword Adrenalina. Entrerà in gioco con uno di armatura per ogni unità danneggiata. Lo schieramento ci interessa relativamente poco, perché la combo che andremo a fare è una combo veramente spettacolare, che dovremmo sfruttare l'Adrenalina 4. L'Adrenalina 4 si attiverà quando abbiamo 4 o meno carte in mano. E quando ciò accadrà, quando l'avversario mette in gioco un'unità, Arnagad la danneggia di un valore pari alla propria forza e si danneggia di un valore pari alla forza di quell'unità. Praticamente le due unità si sfidano subito in battaglia e si danneggiano pari alle loro forze. Ma cosa succederà? Qual è la combo particolare, ragazzi? La combo è sia con il nostro leader che furia combattiva, ma soprattutto con questa carta qui, Sucrus, signore. Sucrus è una 6 di attacco e di salute che previene ogni danneggiamento inflitto all'unità a sinistra di Sucrus. La particolarità di questo mazzo qual è? Noi ci setteremo il Defender. Nel caso in cui l'avversario ovviamente non ci risolverà Defender, potremo settarci Sucrus a destra del Defender, quindi il Defender diventerà praticamente immune ai danni. Dopodiché, una volta che avremo Adrenalina 4, andremo a giocare Arnagad alla sinistra di Sucrus e andremo a fare il nostro leader, quindi Furia Combattiva, che evoca e mette in gioco Mertrom. Mertrom è una carta alchimia che danneggia di 3 unità, poi la potenza di 9. Capite bene che con Arnagad che è vicino a Sucrus i 3 danni non li beccherà perché è immune ai danni, ma si bufferà di 9, quindi diventerà una 16 che ogni volta che l'avversario giocherà una sua unità si sfideranno in battaglia e praticamente rimarrà solo la poltiglia delle unità del vostro nemico. Ovviamente è un mazzo combo, ovviamente la combo va protetta e va gestita e va costruita. Abbiamo un pacchetto molto molto importante di questo mazzo, che è il pacchetto Gidenite più druidi. Questa è la seconda win condition del mazzo, o comunque una win condition che possiamo utilizzare per vincere round 1 e assicurarci la combo. Quindi comunque abbiamo diversi punti, abbiamo rimozioni come Canicola, un importantissimo tutor come Oniromanzia. Ragazzi, questa è la carta che dovete craftare, il must craft, il primo craft assoluto del gioco è questa, è la carta più forte probabilmente di Gwent. La particolarità del mazzo, quindi usiamo un pacchetto alchimia, usiamo un pacchetto druidi, quindi abbiamo la madre dei corvi che rientra in gioco dal cimitero ogni volta che giochiamo alchimie. Non giochiamo tantissimi druidi perché fondamentalmente a noi ci interessa o giocare gli Svalblood Priest come druidi oppure rianimarli con Benedizione di Freya. In alternativa possiamo avere Ermellino che è un druido, oltre ad essere un tutor delle carte alchimie, o la stessa madre dei corvi che è un druido. Quindi non ci servono tantissimi attivatori. Abbiamo anche il Tinder del Messaggero di Corvi. Abbiamo il Purify che ho dovuto tagliare un po' di provviso, quindi non ho potuto mettere Gremist. Ovviamente Gremist sarebbe stato top perché questo mazzo avrebbe purificato più di una volta e perché era anche una carta druido, ma non riusciamo a recuperare le due provvision per Gremist. E che vi stavo dicendo? Quindi il Rito di Sigdrifa, questa carta è fondamentale perché ci permetterà magari di usare il Defender in 2 round. Defender che è molto forte anche in combinazione a creare una fila engine con lo Svalbard Sacerdote, perché lo Svalbard farà un danno alla fine di ogni turno all'unità alla sua destra e lui si potenzierà di 2. E invece il Defender ha una particolarità che con Berserk 6 ottiene armatura a fine turno, quindi quell'armor che ottiene una volta che va a 6 di vita ci permette di tankare il danno dello Svalbard Priest e guadagnare 2 punti a round in maniera totalmente easy. Inoltre, nel caso in cui non riusciste a fare la combo, Sucrus può essere forte anche da mettere alla destra di un'unità che vogliamo proteggere dallo Svalbard Priest, quindi noi possiamo fare Svalbard Priest, un'unità X e Sucrus. Sucrus prevenirà tutti i danni, preverrà tutti i danni che vengono inflitti all'unità X. Ok, questo è il mazzo. Inoltre c'è stato un buff ottimo al Brock War Cacciatore che è stato portato a 4 provision, lo rende una carta veramente duttile. Ci può settare la sete di sangue e ci può settare un taglio sventrante magari da 6, che in un meta dove ci sono parecchi engine non è assolutamente malvagio. Andiamo al gameplay del mazzo. I mazzi che non riusciranno a risolvervi la combo suddetta, cioè,
guarderanno impotenti. Ovviamente dovrete cercare di baitare le canicole e rimozioni dirette. Mi è capitato per esempio di subire del canicola sul defender, parassita su Sucrus, rianimate Sucrus, mettete Arnaga da sinistra di Sucrus e andate a vincere la partita quasi in qualsiasi matchup. Nilfgaard ci può rompere le balle perché Nilfgaard è uno di quei mazzi che ha tantissimi tool per rimuoverci le combo, o comunque in generale contro gli engine è molto forte. Il Rizoma lo rimetterei dentro per cercare magari. Questo è un Assimilet, questo è un Assimilet, non vorrei che giochi anche Angoulême. Angoulême sarebbe veramente scortese da parte sua. Vado subito a tinnare. Ricordatevi che il corvo tinna dal deck nel momento in cui avete un'alchimia in mano. In questo caso c'ho sia Rizoma che Dele. Non dovrebbe essere un problema, ne abbiamo diverse di alchimie. Questa è grossa e questo è un ottimo target su cui fare decotto. Quindi senza pensarci più di tanto, ci teniamo avanti. Lui sembrerebbe essere proprio il classico Assimilet, quindi fa tantissimi tantissimi punti e in queste circostanze probabilmente noi vogliamo il round corto, noi vogliamo il round corto quasi sempre. Ho pescato un'iromanzia, non mi sembra vero. Con il rito di Sigdrifa che abbiamo in mano ci può stare investire anche magari difendere per cercare di vincere round 1. Informatrice di corte non mi sembra una carta molto forte, soprattutto sul corvo. Però magari potrebbe tornare. Potrebbe essere forte non adesso ma dopo. Potrebbe tornare forte dopo. Io penso di andare di orso. Oppure andiamo prima di Brocquar. Andiamo prima di Brocquar. Mi sento una sete di sangue, anche se in realtà non ce l'ho il taglio sventrante in mano. Perché andiamo prima di Brocquar? Perché Brocquar recupero 2, ma ogni volta che mettete in gioco una bestia il recupero si riduce di 1. Quindi ho l'orso selvaggio. Non so quanto lui voglia andare avanti, ma di sicuro lui è un mazzo che ha round lungo devastante. Quindi sicuramente non voglio andare a round lungo contro di lui. Questo è poco ma sicuro. Andare di orso selvaggio. Come vi dicevo, si riattiva subito lui. Esatto, una sorta di sanguinamento. Cioè, voglio cercare di prendere qualche gold in più. Solo Pratens mi sembra troppo poco per passare sto round. Pietra d'Azbo. Lui continua a tirare comunque delle goldine barra bronzine non troppo forti. Questo è completamente YOLO. Vediamo quale sarà la prima carta sopra il mio mazzo. È una 4, quindi una giocata abbastanza bruttina da parte sua. Penso di andare a giocare lo Svalbul Priest adesso. Sperando che lui giochi qualche gold un pochino più sostanziosa. Lui decide di passare. Lui decide di passare. Adesso io potrei giocare probabilmente la madre dei corvi per vincere il round. Questo gioca per 6 più 1 7 meno 1 6 però più 1 7 7 8 e 9. Quindi farei 9 punti, non basterebbero. Quindi devo fare una giocata da 8. Devo fare per forza la madre dei corvi, penso. Cioè, fare un iromanzia su madre dei corvi. Anche perché è una carta che comunque mi vado a togliere dal deck. Tinno il mazzo. E spero di non aver contato male. Maru, ti hai contato male? Maru, ti hai contato male, veramente? Sono costretto a prendermi il pari. Ho fatto un mispreco amoroso. Che cosa ho sbagliato? Che cosa ho sbagliato nel contare? Boh. Vabbè, è inutile pensarci. Cioè, qua posso sempre.
Probabilmente è meglio giocare un round a 7 carte. Tanto la carta l'ho persa. Che cos'è che non ho contato? Che prima, allora, con i 6 punti. Ah, perché prima prendevo. Giocando l'alchimia avevo contato la cura, effettivamente. Ok. Questo mi spiega che mi potrebbe costare carissimo. Spero di trovare uno tra Sucrus e Arnagad. Non arriva. Quindi non vi posso manco far vedere la combo. O meglio, ci posso provare a farla, ma. Ci posso provare. Andiamo di Defender. Proviamo a vincere con una carta di mano. Vabbè, la vedo durissima. La vedo durissima. Vado di Defender. Vado di scenario. Lui va di Portal. Ci sta. Vediamo se riesco a vincere senza la combo completa e con una carta in meno. Ne dubito. Lui va di leader subito. Non ci credo. Il leader Riolo. Bruttissimo il suo leader. E ha preso un'iromanzia. Ma dagli uno schifo, non lo so. No, raga, mamma mia. Cioè io vabbè, ho misplayato a contare e ci sta. Ci ha fatto una live di non si sa quanto tempo. Però non è possibile che questi mi debbano angherizzare. Cioè ha fatto un leader bruttissimo. Cioè io ho misplayato, ma lui. Ho misplayato perché ho sbagliato a conta di uno. Questo ha fatto una giocata pessima. Cioè ha fatto una giocata di una bruttezza unica. Non è possibile. Comunque, il prossimo turno giocherò Arnagad. Probabilmente lui aveva anche la risposta al defender. Quindi lui adesso prenderà anche la predicatrice. E va bene così. Andiamo con Arnagad, non posso manco fare la combo. Comunque un po' di punti potrebbe farli. Potrebbe farli. Veramente se non ho manco niente da rianimare nel cimitero. Lui va di Ballad. Questa è Canicola. Sempre persa. Vabbè, il mio errore è stato fatale, quindi non posso neanche lamentarmi più di tanto. Posso manco lamentarmi. Lui ha un doppio scenario, praticamente uno che lo risolverà dal mio mazzo, cioè dalla mia board, prenderà i druidi. Sta decidendo. Cioè il suo leader mi ha. Il suo leader era veramente pessimo. Il suo leader era veramente pessimo. Decide di fare Driss. Ok. Ovviamente trova una gran carta. Ok, potrei farlo morire Arnagad. Potrei farlo morire e rianimarlo. Mi sembra una buona. Mi sembra una bella pensata. Il problema è che non muore. Il problema è che non muore perché mi sicura. No, non farmi angherie. Non farmi angherie. Questa partita è diventata la clan festa più totale alla fine. È diventata la clan festa più totale. Questa partita è diventata la clan festa più totale in questo finale. Ma va bene. Tra parentesi, Ermellino, che cosa c'ho nel mazzo di alchimie? Ah, potrei prendere uno Svalblot Priest. Che comunque rianimare uno Svalblot Priest, sì. Vai di angherie. Come se non bastassero. E ovviamente Arnagad muore. Ovviamente Arnagad muore. Sembra giusto. E niente. Avevo anche tanti punti. Questa partita è stata la gran festa più totale. Ah, tra l'altro, se è vero, c'è Arnagad in campo. Lui c'è Arnagad in campo. Her who is burdened, mother of the
fatto pure parecchio, mi ha angherizzato. Purtroppo, raga, Nilfgaard in questo meta è praticamente. Se giocate delle liste serie, questa è una lista seria. Questa di Assimilate è veramente forte in questo meta. Visto Redrem fare una cosa come tipo 15 vittorie di fila in ladder, oltre 2550. Quindi stiamo parlando di una lista veramente forte. A prescindere dal mio misplay, lui aveva comunque la soluzione, perché aveva la soluzione principalmente al defender, poi non avevo Surus. Ci sta, ci sta. Speriamo di giocare un po' più concentrati. Speriamo di giocare un pochino meglio. E alla prossima e farvi vedere magari la combo completa. Comunque avete intuito quanto può essere figa questa combo. Il mazzo può anche giocare un round corto se riuscite a settare la combo. Ovviamente avete bisogno di Surus. Quindi anche pescarla di round 1. Potete anche pensare di giocare lo scenario di round 1 per assicurarvi che l'avversario non vi pushi, perché sotto push il problema potrebbe essere dover investire la combo. Che in questo caso praticamente ce l'abbiamo già. Lui potrebbe essere un precision con un po' di movement. Partiamo per primi. Diciamo che non è il massimo. Doppio Svablood Priest. Vorrei anche partire di Svablood Priest. Qua. Ma non dispiace. Testiamo subito i suoi spari da 5. Continuiamo a testare i suoi spari. L'orso potrebbe essere un pochino goloso. Ok, lui è proprio un full engine. Lui è full engine. Questo secondo me è un target su cui fare. Allora, potrei mettere lo Svalbard Priest. Mettere lo Svalbard Priest adesso a che cosa serve? Serve a dire: ok, o spari adesso lo Svalbard Priest 5, e quindi il Dolbla Danna scende a 4 e quindi va sotto al mio sparo. Oppure proteggi il tuo Dolbla Danna. Qui lui deve fare una scelta. Quindi questa giocata lo mette di fronte a una scelta. Ok, decide di. Quindi di non rivolgere, o possibilmente magari non ce l'ha la risposta. E qua mi sento allegramente il trade sul pezzo, secondo me è più scomodo. Il pezzo più scomodo è quello, secondo me, del mazzo. Questo dovrebbe essere forse un full Cat Witcher deck. Addirittura è Devotion. Addirittura lui è Devotion. Lui è addirittura Devotion e lui per esempio potrebbe soffrire un po' la nostra combo. Lui potrebbe soffrirla. Potrebbe dargli fastidio. Lui mi pusha. Raga, il discorso è che lui mi pusha. Quindi potrei pensare anche di investire lo scenario. Però ho finito i druidi. Potrei pensare di investire il Defender. Ci potrebbe stare. Difenderci può stare proprio per il fatto che vi ho detto che gioco il rito di Sigdrifa. Ok. Quale corto ci sta. Ci curiamo anche il pezzo. Io qua penso di poter passare. Perché se riesco a prendere una carta di vantaggio, lui non dovrebbe pushare. Ok, qua riesce a sparare 4 gratis. Va sullo sbarbo e mi va anche bene. Non c'è più niente che io voglia investire sto round. Al massimo una madre dei corvi. Non ho tantissimi altri druidi dopo. Però si sì, c'è Armellino. Anzi, in realtà riesco anche a risolvere in un colpo solo lo scenario. Perché posso fare Armellino into Benedizione di Freya into Svalbard Priest al cimitero. Quindi in realtà.
Perché non sono convinto di voler continuare. Io passo. Secondo me questo è comunque un engine che mi fa punti. Ci vuole secondo me una carta buona qua per superarmi. Cioè qua non gli bastano 5 punti come dice la grafica. Ma ne servono molti di più. Infatti, stanno arrivando due cariche di leader. A me due cariche di leader vanno bene. Cioè, a me due cariche di leader per vincere random mi vanno bene. Lui probabilmente mi vuole pushare. Io adesso posso investire lo scenario sotto push. Quindi io posso investire lo scenario sotto push e la combo. Ok, va bene. Forse è meglio cercare Ermellino, meglio cercare addirittura i. Ok, perfetto. Perfetto, posso fare scenario con l'oniromanzia. Lui è un devotion. Lui mi comincia il push giustamente di giustizia di 9. Ci sta assolutamente da parte sua. Io vado di scenario senza pensarci due volte, prima che sia troppo tardi. Metto dietro perché adesso potrebbe fare Gezras. E la fila davanti non voglio lasciargliela. Etne. Ok. Qua posso mettere doppio sanguinamento. Questo è forte, questo è molto forte. Iniziamo a richiamare i nostri bei druidi. Ok, lui va di Trent. Questo è molto forte. Lui sta andando praticamente all-in. Ci sta, ci può stare. No, lui va all-in. Cioè, non è praticamente, lui è andato all-in. Questi sono punti. Devo dire che questi sono punti. Potrei giocare Ermellino. Per prendere Defender. Allora, questo va sulla madre. Defender. Perché se dovesse avere una cosa tipo la grande quercia. Ok, a Gaidan. Gaidan gran rottura di balle. Gran rottura di balle. Ok. Anche qualcos'altro di super aggressivo. Ok. Allora, qua devo calcolare perché lui mi fa 2. Probabilmente devo fare Sucrus più leader. Non so se basta però. Non so se Sucrus più leader basta. Vediamo. Tanto è inutile contare. Cioè, la mia giocata è sempre questa. Dovrebbe bastare. Ok. Il Sucrus più leader è bastato. Sono tantissimi punti. Lui è un movement. Non sono convinto che nel round corto si possa essere così forte. Però sicuramente Arnagad. Cioè Arnagad in un round corto può anche essere forte. Oni, Canicola. Ok. Allora, secondo me qua ci sta a partire di Arnagad. Si potrebbe beccare la canicola. Se si becca la canicola faccio benedizione di Freya su. Non so quante altre carte. Ah, proprio così. Vediamo
Quindi lui tradda la grande quercia in questo modo. Va bene. Ok. Forse uno spell go. Cioè, gioca anche se. Gord? Potrebbe. C'è un altro sparo da 5, basta. Quante angherie mi stai facendo? Ma non finiscono mai i punti di sta roba? Cioè, i punti di sto mazzo non finiscono, come funziona? Penso di fa canicola qua. Penso di fa canicola perché se lui c'ha Gezras fa tantissimi punti, infatti. Ovviamente io non li metto avanti. Ok, Gezza qua fa 6 punti subito. Penso che quella che mi fa fare più punti qua è la Rizoma. Che Rizoma mi fa fare 6 punti più la cura. E c'ho il tick. C'ho 17 punti. Gezzar non fa danni. L'avversario sta decidendo. Che roba è? Ci vado 8 miliardi di punti. Hai veramente un'altra giocata? Hai una giocata da 10 punti ancora? Castello di Stigga? Non penso. Ok. Eh no, questi sono 6 punti. Andiamo a vincere! Andiamo a vincere! Gran vittoria! Gran vittoria questa, raga. Questa è stata una vittoria sofferta e sudata. Avete visto la forza del mazzo? Anche contro avversari che vi pushano. Quindi quando non vi fanno entrare la combo in tutta tranquillità, ma quando vi entra la combo in tranquillità è qualcosa di veramente devastante. Spero ragazzi che il mazzo vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, una condivisione, un'iscrizione allo zio. Vi lascio il mazzo nei commenti, come sempre ragazzi, nei commenti del video trovate il link per entrare su nel gruppo Telegram dello zio, trovate il link al mio canale Twitch dove sono live tutti i giorni, e questa sera sarò live alle 21 con la sfida dell'Arson Italian Series contro Double Divi, sfida che sarà ripresa in live però con 10 minuti di delay, non per scelta mia ma per regolamento, e trovate anche tutti i link utili, signori, per seguire lo zio. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi, noi ci becchiamo sul tubo e soprattutto in live su Twitch. Bella!